Bentornati sul nostro canale e come promesso oggi andiamo a affrontare la Ferrari dei sistemi di gestione del multiroom attraverso il NAME Muso 2. NAME che abbiamo già affrontato nei precedenti video, quindi se vi interessa andate ad approfondire sul nostro canale, è una delle aziende del settore più importanti al mondo per la produzione di elettroniche, apparecchi, hi-fi volti alla riproduzione musicale. Il NAME Muso 2 che ho qui alle mie spalle è un prodotto all-in-one compatto, dall'utilizzo davvero semplicissimo, dall'acquisto a quando lo portate a casa è sufficiente collegarlo ed è già pronto all'utilizzo. Questo speaker si differenzia dalla concorrenza drasticamente grazie alla sua estetica e alla costruzione. Si tratta di un prodotto molto solido che però mantiene un'estetica elegante e che a mio avviso si integra benissimo in qualsiasi soggiorno. Un piccolo consiglio, una cosa che ho notato, di solito piace molto a noi signore, alle mogli questo prodotto piace molto. Non si tratta di un prodotto eccezionale solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista qualitativo. Infatti, all'interno troviamo la bellezza di due tweeter frontali, due mid e due woofer dedicati. Grazie a questo impatto frontale del suono, questo prodotto è ideale da essere integrato, ad esempio, sotto ad un TV, anche perché ha una connessione HDMI che ne rende la connessione facilissima. Ha inoltre tra le sue connessioni anche una porta USB. Qualora ci fosse ad esempio una libreria musicale su un hard disk e volessimo collegarla per fruirne, anche se il vero scopo di questo prodotto è l'utilizzo attraverso lo streaming e il suo portale, la piattaforma dedicata. L'applicazione, la piattaforma NAME, è quella che mette in comune, in comunicazione tra di loro, tutti i prodotti a marchio NAME. È ideale andare a integrare il Muso 2 assieme al QB, che è il fratellino inferiore di Muso e mantiene la stessa linea tracciata, con una forma differente in quanto si tratta di un prodotto più compatto, cubico, che è ideale per un posizionamento diverso rispetto a quello del Muso, quindi magari in un angolo piuttosto che in un punto suonante della casa. La piattaforma NAME ci permette di fruire dei nostri brani preferiti attraverso tutti i servizi di streaming a cui siamo già abbonati, quindi Tidal, Spotify, Qobuz, Deezer e quant'altro. Troviamo anche la possibilità di utilizzarlo con AirPlay 2 per tutti gli utenti Apple. La nuova versione, rispetto alla precedente, supporta inoltre i comandi vocali degli assistenti vocali che ormai abbiamo tutti in casa. E è anche Roon Ready, quindi è molto importante per tutti gli utenti che hanno già Roon all'interno dei propri impianti. Muso è il prodotto adeguato a tutti quegli utenti che vogliono elevare il proprio sistema d'ascolto senza però rinunciare allo stile e all'eleganza, perché diciamocelo, è proprio molto bello. Se consideriamo anche il fatto che a fronte di una cifra molto simile a tutte le soundbar che troviamo oggi sul mercato, garantisce una qualità audio nettamente superiore e un'estetica molto più accattivante. Come sempre, grazie per averci seguiti. Fateci sapere se volete scoprire altri dettagli di Muso 2 o degli altri prodotti della famiglia NAME. Ci vediamo nei prossimi video con altri sistemi multiroom.